Benvenuti a tutti quanti a questa presentazione legata all'area di Media Design, al triennio e biennio. E abbiamo con noi due ospiti. Intanto io mi presento, sono Stefano Saviozzi, sono responsabile dell'attività di orientamento con le scuole superiori. E con noi abbiamo collegati il professor Vincenzo Cuccia, course leader del triennio in Media Design e Arti Multimediali. Buongiorno Vincenzo. Tra l'altro, Buongiorno, buongiorno a tutti. Vincenzo, lo vedete all'interno del laboratorio del Teatro Riposa, all'interno del campus di Milano. E poi abbiamo collegato il professor Amos Bianchi, course leader del biennio specialistico in nuove tecnologie per l'arte. Buongiorno a tutti. Eccoci qua. Allora, ragazzi, vi spiego brevemente come sarà questa presentazione. Io tra pochissimo passerò la parola ai docenti che vi presenteranno quella che è l'offerta formativa per i corsi che loro dirigono. Avete il box con Q&A in basso che potete utilizzare in qualsiasi momento per fare delle domande. Vi invito a fare domande soprattutto legate alla parte didattica, ai corsi e ai progetti che vengono portati avanti. Per tutto ciò che riguarda borse di studio, test d'ammissione, vi invito invece ad andare sulla piattaforma dell'Open Day, cliccare sul bottone orientamento che c'è in alto e parlare direttamente con i colleghi dello staff, appunto dell'ufficio orientamento, che sono a vostra disposizione per tutto ciò che riguarda ammissioni, borse di studio, costi, rette e tutta la parte burocratico-amministrativa. Ok, io allora non mi dilungo ulteriormente perché so che hanno veramente tante cose da raccontare i docenti e passo la parola a Vincenzo. Benissimo, grazie mille. Buongiorno di nuovo a tutti, appunto benvenuti in uno dei laboratori appunto presenti nel campus di Milano, di Naba, dell'area media, uno dei nostri due teatri di posa. Vi presenterò oggi in maniera sempre abbastanza concentrata quello che è il triennio di Media Design e Arti Multimediali. Un percorso formativo triennale denso, importante, di cui cerco di darvi un po' gli highlights in questa presentazione, facendovi anche vedere qualcosa di quello che è stato un po' realizzato dagli studenti. Parto subito un po' col dire in maniera generale quello che è un po' l'obiettivo del corso e anche qual è un po' il DNA in Naba di un corso di media design. Ora, magari la parola media design per molti di voi significa poco, però per noi è una definizione importante, un ombrello fondamentalmente al cui interno cosa c'è? C'è un po' il lavorare, realizzare, ideare e realizzare audiovisivi. E il percorso del triennio forma gli studenti in modo che possano, dal momento dell'ideazione a quello proprio della progettazione, per arrivarlo poi a produrlo e perché no, quello che ci si aspica poi che sia qualcosa di pubblicabile, di proiettabile sul web come in un cinema, o adesso che finalmente possiamo anche ritornare a occupare le poltroncine delle sale cinematografiche e andare anche ai festival. Ecco, questo è un percorso lungo che parte da quella che è un po' anche un riconoscere un proprio sguardo e portarlo a racconto per immagini in movimento. Questo ad oggi, parlando di audiovisivo, può portare, come dire, a confrontarsi con delle nuove caratteristiche che le immagini in movimento hanno. C'è il confronto con quello che è il cinema, che è sempre stato il cinema, quello che invece con la serializzazione, quindi il diventare appunto prodotti seriali, che sempre di più hanno avuto un impatto nella fruizione sia a livello di intrattenimento, ma anche proprio di qualità dell'audiovisivo negli ultimi anni. Confrontarsi con un linguaggio specifico come quello dell'animazione, quindi da una parte cioè il pensare, realizzare, produrre, no, delle immagini che sono riprese
da quella che è un profilmico, cioè da quello che è il mondo che c'è davanti a voi attraverso l'obiettivo di una camera, ma c'è anche quello appunto di generarle in maniera tradizionale, partendo da un disegno o come è venuto sempre più negli ultimi anni, in maniera digitale. C'è il confronto con l'interazione. No? E motivo per cui tra parte un po' del corso è anche quello di esplorare quella che è la parte più interattiva, quindi quella che è sempre stata più legata al mondo dell'interaction design o del videogioco, del game. Questo perché poi, no? La cosa importante è nel percorso è quello appunto di apprendere un metodo, sapere indagare ed esplorare in maniera autonoma quello che è il proprio punto di vista sul mondo e riraccontarlo. Raccontarlo può portare a delle, come dire, opere anche multimediali molto personali, oppure si può andare a inserire in percorsi anche più legati nel mondo dell'intrattenimento, ma il processo creativo è quello ed è importante per noi già all'interno di un triennio, che è un primo approccio che spesso si ha, perché penso che alcuni di voi che mi stanno seguendo hanno fatto un percorso di superiori dove magari purtroppo poco si è fatto a livello, no, di conoscenza della storia del cinema, del linguaggio audiovisivo di per sé, e devo dire che è un po' la nostra sfida, non dico nostra dei docenti, ma con cui c'è grande collaborazione e supporto con gli studenti, è quello un po' in pochi anni di nello stesso tempo di applicare e farsi una cultura anche in merito. Parto subito col farvi vedere quello che è uno showreel molto breve di alcuni dei lavori realizzati negli ultimi anni dai nostri studenti. Sono progetti vari, da progetti di tesi a progetti svolti durante i corsi del triennio, progetti extracurricolari di cui vi parlerò dopo e collaborazioni anche tra studenti anche dei diversi dipartimenti dell'Accademia. Vado col video. Adesso però prova a dormire. Would you come soon? Ok. Ecco, questo era un po' un primo assaggio, vi indico come anche possibilità quello di andarvi a vedere quello che è il portfolio online del triennio, in cui mano a mano andiamo a caricare i progetti migliori realizzati durante il percorso di studi, spesso sono anche progetti di tesi. Molti, diciamo, di quelli più recenti, ovviamente ancora magari non li pubblichiamo perché proprio stanno in alcuni casi, stanno facendo anche dei percorsi festivalieri, quindi prima di una pubblicazione online, come prassi a livello professionale, si aspetta che, come dire, vengano rispettati i regolamenti anche di altri festival che a volte prevedono, le anteprime. Però se volete andare a vedere dal canale Vimeo, oltre agli aggiornamenti che possono esserci sui vari progetti all'interno del sito di Naba. Ora, quindi questo percorso, no, molti di voi poi si chiederanno concretamente, ma quale tipo di prospettive professionali porta? È un percorso fondamentalmente per chi vuole sicuramente iniziare un percorso di regia.
Ora, mi piace essere anche molto ovviamente onesto e diretto. È chiaro che sentirsi regista dopo 3 anni di corso, come dire, c'è chi dopo anche 20-30 anni quasi non ci arriva, come dire, può sembrare un obiettivo, come dire, non commisurato, no, rispetto a tutto quello che c'è da imparare. Ma la questione è che in realtà come regista ci si mette già in pratica, come giovani autori ci si mette già in pratica e soprattutto si hanno quelle basi, quel metodo e quelle conoscenze che permettono già di mettersi in gioco e come farò vedere questo veramente ha già portato per i nostri studenti e nonché ex studenti già a posizionarsi in maniera molto interessante nel mondo professionale anche con ruoli di responsabilità come registi. Questo riguarda sia l'ambito cinematografico di fiction che quello documentaristico. La stesso, come dire, approccio vale anche per l'animazione, quindi la parte di regia legata all'animazione, all'art direction nell'animazione. Sul mondo del game rimaniamo sulla fase di progettazione, quindi il game designer. Ruolo importante anche su cui vengono preparati i nostri studenti è quello legato alla scrittura, quindi la sceneggiatura. Sceneggiatura che può valere per un film di finzione come per un film in animazione. Quello che è l'ambito anche più artistico legato all'utilizzo dell'audiovisivo. Spingiamo molto all'esplorazione. Gli studenti nel percorso di studio vedono anche tutta la parte legata al linguaggio delle arti contemporanee, quindi spingiamo anche molto su quella che è appunto la parte più di artista multimediale. Ovviamente per chi ha questo si sente anche più interessato sull'aspetto proprio di creazione di personaggi e di mondi, quello del concept artist legato all'ambito dell'animazione. Animatore 2D, perché come vedete nel percorso la parte di 2D è molto importante, montatore in ambito video, cinematografico, pubblicitario, documentaristico. La parte di direzione della fotografia, non a caso no, abbiamo questi teatro di posa all'interno del campus dove gli studenti si esercitano sia sulla parte ovviamente di regia, ma anche su quello che è tutto l'aspetto legato alla fotografia sul set. E quell'incontro tra il mondo della produzione, quindi producer, e le responsabilità anche creative che hanno i producer. Sempre di più la serialità ha portato ad avere appunto anche queste figure di produzione, i creative producer, che non solo sono dei producer, ma sanno anche inventarsi le storie, scrivere e portare avanti degli show che come quelli seriali sono anche molto lunghi e devono mantenere un'identità e una modalità di produzione anche molto, molto complessa. Il percorso ha 3 indirizzi fondamentalmente, quello di filmmaking, quello di animazione e quello di game design, che come vi farò vedere si scelgono al completamento del primo anno. I corsi sono anche per quanto riguarda media, sia in italiano che in inglese, quindi ci sono presenti delle classi anche internazionali ed è presente in 2 sedi, sia nella sede di Milano che nella sede di Roma. La struttura del corso prevede quindi un primo anno comune dove vengono date quelle che sono le basi dal punto di vista teorico su quello che è la storia del cinema, il linguaggio audiovisivo, le culture digitali. In ambito sia di conoscenza ma anche di applicazione, quello che è tutta la parte legata alla narrazione, allo scrivere una sceneggiatura, a iniziare ad avere a che fare con le tecniche anche di base relative al mondo dell'audio, al mondo della ripresa e al montaggio. Si ha una prima introduzione anche sulla parte di regia che riguarda tutti gli indirizzi e poi dal secondo anno ci si va, il percorso si va a caratterizzare. Rimane un blocco teorico importante che è quello legato all'estetica dei nuovi media e poi diventa per l'indirizzo di filmmaking e animazione importante iniziare con tutto il percorso relativamente specifico alla regia. E per la parte di game design, quello relativo allo storytelling interattivo e ai principi di game design e ha delle basi anche sulla parte di development.
Si avanza con le conoscenze anche tecniche, per cui sia a livello di montaggio, di direzione della fotografia, tecniche di animazione 2D, un'infarinatura anche sulla parte di 3D per quanto riguarda solamente il percorso di animazione e parte per quello di game. Il terzo anno poi si va fondamentalmente a concentrare nel indirizzare anche tutte queste competenze verso quello che è il progetto finale. Ora, durante i primi 2 anni sono molti comunque i progetti che vengono realizzati all'interno dei vari percorsi. Si arriva a girare due cortometraggi, un documentario, un pilota per una serie televisiva, un progetto di interaction design. E sono progetti che a volte hanno veramente già una grande qualità. Col terzo anno però ci si concentra su quello che è il percorso del progetto finale, il percorso di tesi, che è una ricerca sia scritta, ma soprattutto che prevede quello che è una produzione finale. E oltre a quello, sempre al terzo anno si va a preparare quella che è la parte appunto di introduzione poi al mondo del lavoro. E un focus importante sull'aspetto legato alla produzione e alla distribuzione nei vari industrie di riferimento, che sia appunto la parte più cinematografica, che sia più del cinema indipendente, che sia più legata al mondo della pubblicità, e via dicendo. Ora, parlando quindi dei progetti finali, vi faccio vedere questo trailer di questo corto, Where the Leaves Fall, che proprio l'anno scorso è stato uno dei 7 corti selezionati alla Settimana Internazionale della Critica di Venezia, una sezione importante per i giovani autori italiani, forse la più importante sicuramente in Italia, dove è stato sicuramente appagante vedere come appunto 3 studenti, Alessandro Zheng come regista, Yao Guolin come direttore della fotografia e Lorenzo Lorenzin come produzione, sono stati selezionati con questo corto di laurea.他不恨你，你只拿来说听呢，因为他是你儿子。你要得给父亲，好像有，我们也没这么说过话。人家是给你，因为questo progetto, devo dire, è uno, ma anche di tanti, perché la qualità media è sempre molto alta e riuscire, come dire, a rientrare in festival così importanti ovviamente non è cosa semplice. Qui il regista ha portato anche un parte della sua storia, di una seconda generazione appunto cinese che vive a Milano e che si ritrova a confrontarsi con quella che è la tradizione culturale che ovviamente si allontana sempre di più e questo viene ricostruito attraverso questo corto in cui mette in scena, perché tutto è un corto di fiction, quello che è appunto una giovane cinese di seconda generazione torna appunto in Cina e col nonno, no, prende atto di questo distanziamento. Oltre alla SIC, devo dire che negli ultimi anni altri progetti di tesi sono stati selezionati, addirittura hanno vinto in altri festival importanti. Un premio è andato al Torino Film Festival con il corto Col tempo di Sara Dresti. Un corto è stato selezionato tra i Pardi di Domani del Festival del Film di Locarno.
l'anno scorso al Festival dei Popoli, è stato presentato alla sezione Doc at Work un altro progetto di tesi, di documentario dello studente Emanuele Cantò, di cui ci tengo a farvi vedere anche qua il trailer, giusto per farvi vedere quella che è la parte anche un po' più di non fiction legato appunto al percorso sempre del triennio. Capri! Oh, mi hai lasciato le scimmie! C'è un gioco, scherzo. Non c'è da fare con me. Ok, questo era appunto l'acqua che non piove. Di Emanuele Cantò. Passando a quello che è l'indirizzo di animazione, due parole molto importanti anche per come dire, andare anche poi ad evidenziare anche la differenza poi col percorso legato alla parte di 3D che vi racconterà nello slot successivo il course leader Emanuele Lomello per quanto riguarda Creative Technologies. Il percorso prevede un focus su quella che è la conoscenza e l'applicazione del linguaggio dell'animazione che come dire, spesso viene magari come dire, considerato molto relegato ad un certo tipo, no, di cinema d'animazione, quando in realtà è molto ampio e è anche molto radicato in quella che è stata l'evoluzione del linguaggio audiovisivo. Quindi il percorso, più che magari andare a dare allo studente delle competenze anche molto specifiche, professionali, operative su quello che è anche la complessità del mondo dell'animazione, cerca comunque di essere esplorativo, di trovare anche delle metodologie abbastanza immediate e soprattutto di partire sempre da quello che è l'aspetto di ideazione, di scrittura per l'animazione e di conoscenza di quello che poi è il processo per la realizzazione, che come potete immaginare in realtà non è un qualcosa che si può fare da soli seduti ad un tavolo con un computer, a meno che non si vuole passare il resto della vita solo a fare quel progetto, ma prevede una consapevolezza, una conoscenza anche di team di lavoro molto complessi. Quindi si esplora la parte sicuramente anche legata ad esempio alla stop motion, quindi un approccio anche molto fisico a quello che è il mondo dell'animazione, parliamo di oggetti che vengono ripresi e che poi vengono di fatto animati, che siano pupazzi, che siano appunto altro tipo di oggetti, o addirittura la tecnica prevede anche con degli attori in carne e ossa che però diventano delle sorte di oggetti. Questo nel percorso di animazione rimane importante, tant'è che appunto buona parte del corso si concentra proprio sulla scrittura, sullo storyboard e sulle tecniche di animazione 2D. Non ho molto tempo, vi riprendo poi due lavori di animazione per un progetto extracurriculare, in modo così da farvi vedere anche qualcosa relativamente alla parte di animazione. L'ambito game design cerca anche qui di partire un po' dall'audiovisivo e portare anche qua attraverso un'applicazione di interactive storytelling o anche a una prima esplorazione della parte di nuove tecnologie, quello che è appunto il progettare dei videogiochi o
a volte appunto concentrandosi proprio sull'aspetto anche proprio del game design, questo ha portato a dei board game o a delle visual novel interattive. Anche qui il tempo è poco, per cui vi lascio sempre al portfolio online di Media Design andare a vedere un po' più di questi elementi, e mentre altro aspetto veramente importante che riguarda in realtà la didattica, anche se poi sono progetti speciali che coinvolgono i nostri studenti, sono le collaborazioni che aumentano sempre di più e con cui gli studenti si trovano a confrontarsi durante il triennio, per cui spesso all'interno dei corsi quello che succede è proprio di trovarsi a realizzare dei progetti che sono in un certo senso dei real project, cioè dei progetti con dei veri committenti e quindi che prevedono anche un livello professionale alto e un rispetto di alcune tempistiche, e quindi è quello di assaggiare fondamentalmente, anzi di provare direttamente quello che è la verità del mondo del lavoro. Collaborazioni state fatte con i centri Porsche di Milano, Floating Theaters, un importante documentario che è stato realizzato proprio qui a Milano durante la prima ondata del Covid. Abbiamo fatto un progetto con Roma 3 per la Biennale di Architettura, al momento all'interno appunto della Biennale di Architettura a Venezia, un progetto con l'Arexpo di Milano, Artissima e Festa del Cinema. Vi faccio giusto vedere questi due video che sono appunto uno realizzato l'anno scorso per Porsche. Questo era per il lancio della prima, diciamo, della nuova auto elettrica Taycan del brand, completamente realizzata in animazione 2D. E questa invece è sempre in animazione 2D, è al momento la sigla che vi faccio vedere, la sigla iniziale del Floating Theaters, che è un evento che si sta tenendo adesso a Roma, un'arena estiva importante, con una programmazione cinematografica organizzata dall'associazione Alice nella città e di cui in collaborazione anche con il triennio di grafica dalla direzione della parte di comunicazione di Locandina gli studenti di animazione hanno realizzato quella che è la sigla iniziale dell'evento che andrà in programmazione per tutta l'estate. Ecco, questo appunto Paul, ecco, prima lo sapesse, il Floating Theater è di fatto una sala, ovviamente un'arena all'aperto che galleggia praticamente sul laghetto dell'Eur. E, i tempi erano molto stretti, quindi ancora una volta, ripeto, la sfida al di là della, no, del progetto di per sé, anche quello proprio di inserirsi in dinamiche che sono quelle vere. Direi che concludo ovviamente
sottolineando come questi progetti siano anche veramente parti del percorso curriculare. Proprio l'anno scorso abbiamo, come dire, fatto questa bellissima serata durante la Festa del Cinema a Roma, in cui i migliori progetti di fiction e di documentario sono stati proiettati all'interno di una serata, ed è stata particolarmente significativa perché, se prima abbiamo visto una sigla un po' che di, appunto, di riemersione, di speranza, di poltroncine che tornano a rivivere, ad essere, come dire, utilizzate in quanto poltrone di cinema, quello, in quel momento lì, poco, praticamente la sera prima del secondo lockdown, è stato un modo per riuscire comunque a far vedere, anche con la fatica che è stata fatta dai nostri studenti, di poter comunque realizzare i loro progetti, le loro produzioni, ed aver avuto la loro giusta visibilità all'interno di un festival molto importante. Altra cosa legata ai progetti curriculari, veramente una sorpresa, una bellissima sorpresa quest'anno, è stato come alla fine di un primo corso, un primo semestre di narratologia, uno studente ha pubblicato direttamente il suo lavoro di esame su Amazon. Ovviamente, come dire, sempre tutto quello che vi racconto ha sempre un team di docenti dietro che supporta, ma come dire, la qualità e come gli insegnamenti siano stati poi rimandati su questo, ovviamente è grande merito dello studente Oliver Lips. Io vi ringrazio e lascerei subito la parola appunto ad Amos Bianchi, course leader del biennio di Nuove Tecnologie. Buongiorno a tutti, vi ringrazio moltissimo il professor Cuccia per questa presentazione. Io sono Amos Bianchi, course leader del biennio Nuove Tecnologie dell'Arte. Dirò poche cose per lasciare spazio al Q&A. Dirò poche cose, seguirò questa presentazione che adesso vi sto mostrando, anche per il fatto che il professor Cuccia ha chiarito benissimo, e se qualcuno di voi si fermerà dopo e ascolterà il professor Lomello per la presentazione del triennio di Creative Technologies, qual è l'anima di tutta l'area media, cinema, animazione, game, Creative Technologies di NABA, collaborazione con aziende, sviluppo dell'autorialità, progetti concreti, ma anche progetti in cui gli studenti hanno la possibilità, attraverso un uso consapevole ed esperto di qualsiasi tipo di tecnologia, dalla camera al codice, di esprimere una loro idea audiovisiva o interattiva. Quindi, qual è la differenza specifica che abbiamo con un biennio? Naturalmente il biennio è nato da poco, stiamo concludendo adesso il primo anno, e nasce esattamente come prosecuzione del percorso formativo che gli studenti hanno già intrapreso all'interno dei tre anni. Che cosa vogliamo fare all'interno del biennio? Nuove Tecnologie dell'Arte è un nome abbastanza conosciuto in Italia, che ritroviamo all'interno di numerose accademie, ma quello che vogliamo fare è lavorare su suoni e immagini. E sono immagini creati attraverso un uso consapevole delle tecnologie contemporanee in due direzioni differenti. Ho scritto immagini e suoni con referente, cioè il tradizionale mondo che viene generato attraverso l'uso delle camere, con un approccio per lo più documentaristico o di cinema espanso, ma con volendo anche degli sforamenti nella fiction. Poi però anche tutto il mondo di immagini e suoni realizzati sinteticamente, cioè attraverso l'uso del computer. Come aveva detto una volta Emanuele Lomello creando questo corso, il mondo di immagini e suoni che parte dagli atomi e il mondo di immagini e suoni che parte dai bits. Che cosa mettiamo poi al centro della nostra progettazione? C'è sempre comunque narrazione, cioè quello che vogliamo fare è narrare storie e generare delle esperienze per i nostri utenti e i nostri spettatori. Tendenzialmente il primo anno c'è un piano di studio identico per chi volesse specializzarsi poi al secondo anno nella parte più documentaristica audiovisiva, e chi invece volesse andare nella direzione del creative coding al secondo anno. Al secondo anno invece andiamo a differenziare le classi. Quello che vogliamo fare è creare degli autori, è un'ambizione molto alta, però vogliamo creare degli studenti che sappiano non solo utilizzare le tecnologie, ma anche utilizzare queste tecnologie per generare una voce nuova e personale. Per questo sottoponiamo gli studenti all'interno
del corso a differenti approcci, tutti molto contemporanei, la dimensione progettuale è fondamentale, tanto quanto l'incontro con una faculty molto precisamente selezionata in base al punto di vista che intende portare nel corso. Le tecnologie, ci sono alcune tecnologie di riferimento, altre tecnologie che cambiano. Quindi di anno in anno, io con i miei colleghi, il professor Cuccia, il professor Lomello, Guido Tattoni e Luca Poncellini e altri colleghi, andiamo a rivedere quello che è il piatto tecnologico. Per dire, quest'anno abbiamo insegnato in aula al primo semestre due software, due linguaggi che vi chiederei di ricordare, Touch Designer e MaxMSP, abbiamo insegnato scrittura creativa, abbiamo esplorato in due corsi teorici il mondo digitale contemporaneo con un focus soprattutto sulle intelligenze artificiali e la realtà virtuale, sia da un punto di vista artistico, sia scientifico che filosofico. In progettazione multimediale gli studenti hanno appena realizzato la prima installazione multimediale fuoriuscita da questo corso e penso entro una settimana apparirà tutta la comunicazione di questo progetto sul sito NABBA. In audiovisivi lineari stanno sviluppando invece dei cortometraggi, mentre per esempio in scrittura hanno sviluppato anche dei podcast, tutti i materiali che andremo a finalizzare a brevissimo. Il secondo anno accademico, per chi legge il piano di studi, trova un piano di studi identico, ma all'interno di questi corsi andiamo a differenziare gli obiettivi formativi in ragione che lo studente vada nella direzione del documentario o in quella del creative coding. Quali sono gli output di tesi che ci aspettiamo? Possono essere tanti perché siamo a livello di biennio. In un biennio l'operazione fondamentale è far traghettare lo studente da una forma di educativa in cui la formazione per lo più sulle spalle dell'istituzione è una forma educativa invece basata fortemente sull'autoapprendimento, cioè con il passare del tempo i docenti diventano sempre di più degli advisor che guidano i progetti degli studenti e quindi le nostre tesi vorremmo che fossero nell'ambito dell'audiovisivo, dei mediometraggi, dei lungometraggi se possibile, nell'ambito dell'interattività, delle installazioni, delle realtà virtuali, dei game, tutti sviluppati attraverso un uso contemporaneo, ripeto, e consapevole delle tecnologie. Dopotutto il titolo è Nuove tecnologie per l'arte. Non c'è una subordinazione precisa dei due concetti, però il nostro orizzonte è quello di veramente riuscire a creare degli autori che si affaccino alla luce di competenze molto solide sul panorama nazionale e internazionale che già il professor Cuccia ci ha raccontato così bene, così ampiamente per il biennio. Queste erano due parole che volevo comunicare sul biennio anche come punto di partenza per un'eventuale discussione. Lascio immediatamente, anzi restituisco la parola a Stefano Saviozzi e a Vincenzo Cuccia, ma soprattutto ai partecipanti a questa sessione sull'area media, per sapere se ci sono domande da parte vostra a cui possiamo rispondere, anzi siamo lieti di rispondere e grazie per questa attenzione. Grazie mille Amos, grazie Vincenzo. Sì ragazzi, voi che siete collegati avete adesso la possibilità di utilizzare, come dicevo, il box Q&A o la chat per fare domande ai docenti che sono collegati con noi. Approfittatene per avere maggiori dettagli legati a quello che è il piano di studio, il percorso, le discipline che vengono affrontate all'interno sia del percorso triennale che del biennio specialistico. C'era già una domanda abbastanza tecnica, per cui chiedo magari a Vincenzo se ha modo di vederla. Può rispondere. Sì, le sto vedendo. Allora, la domanda è se volessi creare visual 3D, ma anche potessi usare la videocamera. Ok. Due cose importanti. Subito dopo vi consiglio, soprattutto per chi appunto ha questo tipo di domande, di seguire la presentazione del triennio di Creative Technologies, dove appunto c'è proprio un indirizzo anche specifico legato al 3D, al VFX, oltre che alla parte gay.
quello che leggo nella domanda è normale, no, che ci si ponga questo tipo di dubbi, perché sono mondi che si toccano molto tra di loro. Ed è giusto che sia così, se no non ci sarebbe creatività, esplorazione, e anche perché sono molto complessi e richiedono competenze anche specifiche. Detto questo, ad esempio il primo semestre di entrambi i trienni è anche volutamente molto simile, per riuscire proprio, nel caso, per chi ha in una fase in cui si sta un po' chiarendo l'idea, anche di poter, nel caso, affrontare un passaggio di corso mantenendo quella che è la propria anche già i propri insegnamenti già acquisiti. Parlando ad esempio della parte appunto 3D, così come lato media viene affrontata perché deve essere conosciuta, ma non si arriva magari ad avere, almeno all'interno del percorso, poi c'è sempre chi, vuol dire, capisce anche qual è, vuole essere la sua parte anche un po' più di esplorazione personale, specifica nel saper, ad esempio, utilizzare bene tutte le fasi del 3D, che sono tante, diverse, specifiche. Si rimane più incentrate sulla parte di progettazione della storia, della scelta del linguaggio, e quindi questa è la differenza. Detto questo, ovviamente si affronta in parte questa cosa, ma così come vedrete viceversa, quindi sapere comunque cosa vuol dire scrivere una sceneggiatura, avere delle basi di regia anche nell'altro triennio è una parte che comunque c'è, ma questo è normale perché fa parte del darvi una formazione solida. Grazie mille, grazie Vincenzo per la risposta. Io domande non ne vedo, credo che siete stati assolutamente esaustivi nella vostra presentazione. Abbiamo ancora comunque diversi ragazzi collegati. Quello che io ci tengo a dire a tutti coloro che ci stanno seguendo come dicevo prima, di approfittare se avete dei dubbi legati alle discipline che vengono affrontate. Abbiamo visto dei progetti assolutamente anche diversi dal cortometraggio che è stato presentato a Venezia, quello che invece sono degli spot pubblicitari che hanno mescolato sia del girato tradizionale, se così possiamo definirlo, e delle animazioni, per cui non è soltanto un terreno dedicato alla produzione audiovisiva cinematografica di narrazione, ma anche più commerciale. Questo è anche molto legato ai brief che vengono dati dalle aziende, alle richieste che vengono portate in accademia dalle aziende che richiedono lo sviluppo di progetti da parte degli studenti di NABA. Ed è anche uno dei punti di forza tutto ciò, perché permette ai ragazzi già di maturare delle esperienze reali, professionali, durante il percorso accademico, proprio perché NABA fa da ponte con il mondo esterno, il mondo produttivo, il mercato del lavoro, e dall'altro lato i docenti stessi che insegnano in accademia sono per la gran parte dei professionisti nel loro settore. E un pochino se arrivano altre domande. Posso intanto aggiungere, Stefano, se non certo. Ci sono domande, che è una cosa molto importante, perché all'interno del triennio ovviamente saper raccontare col linguaggio audiovisivo è la cosa importante, poi questo può portare allo sviluppo, come dire, all'esprimersi su un qualcosa, no, di personale, di originale, e veramente negli anni abbiamo visto giovani autori portare avanti anche proprio già dopo un percorso di 3 anni il loro approccio, la loro estetica e il loro anche modo di utilizzare il linguaggio cinematografico. Dall'altra, l'audiovisivo è sempre di più ovviamente utilizzato come modalità di comunicazione, ormai non è più solo appunto lo spot come c'era una volta, ma i canali social sono pieni di audiovisivi. E questo ovviamente dipende, no, dalla qualità di quello che si vuole proporre, rimane anche una sfida per chi è interessato a questo, no? A raccontare con immagini in movimento.
una sua storia o un qualcosa che arriva da una committenza, ma che comunque può ovviamente prevedere la creatività, la competenza anche specifica di saper utilizzare il linguaggio cinematografico, il linguaggio audiovisivo. Prima di chiudere c'è una domanda interessante, Vincenzo, non so se la vedi, secondo me potrebbe essere una domanda che è un mix tra il percorso del triennio e quello del biennio specialistico, non so se Amos hai avuto modo di leggerla. L'ho letta e ti posso dire, può essere un output progettuale. Di solito la disciplina che a cui afferisce questo tipo di progettazione l'exhibit design, ma una delle cose che si fa sicuramente nel biennio è, non accentuerei molto la parola mostra, ma è lavorare sulle installazioni multimediali, quindi potrebbe essere uno dei progetti che si fanno assolutamente. Potrebbe essere anche, ripeto, sul biennio uno dei progetti di ricerca che lo studente porta avanti e fa rifluire all'interno dei corsi banalmente di progettazione multimediale. Grazie mille Amos. Sì, grazie a... Uno dei progetti quest'anno è stato proprio collaborare con una facoltà di architettura per all'interno del padiglione Italia, la Biennale di Architettura, portare come espressione audiovisiva in un contesto di installazione poi multimediale quello che era una ricerca in quel caso appunto sulle città residenti. Grazie, sì, che me lo ricordo anche quel progetto che avevo visto. Grazie mille a Vincenzo Amos, grazie ai ragazzi che erano collegati con noi. Vi invito nuovamente a visitare la pagina orientamento all'interno della piattaforma per tutte le domande più amministrativo-burocratiche. Tra 10-12 minuti iniziamo la presentazione legata invece al percorso di Creative Technologies. Per chi è interessato vi invito a collegarvi, anche perché ci sono alcune sorprese, anche io sono curioso di vedere cosa hanno combinato i docenti di questo percorso di studi. E vi ricordo anche che se volete visitare l'Accademia potete prenotare un colloquio contattando direttamente l'ufficio orientamento sia per la sede di Milano che per la sede di Roma. Per cui ringrazio Vincenzo e Amos e a presto a tutti quanti. Grazie a voi, grazie a tutti, grazie Stefano, a presto.